Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del TG6. Sta avendo eco a livello nazionale il fatto accaduto in un supermercato Conad di Pescara, dove la responsabile ha umiliato le dipendenti. La CGIL invita lavoratori e lavoratrici in generale a denunciare quando avvengono questi soprusi e intanto l'azienda nelle ultime ore ha preso le distanze dall'episodio. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. L'episodio di vessazione sui dipendenti accaduto in un supermercato Conad di Pescara riaccende i riflettori sulle problematiche relative ai rapporti fra datori di lavoro e maestranze. Il sindacato CGIL, che nei giorni scorsi aveva denunciato l'accaduto, invita lavoratrici e lavoratori a denunciare episodi di mobbing o di comportamenti inappropriati. Intanto la Conad Adriatico, in maniera sbrigativa, attraverso un comunicato stampa, ha preso le distanze dall'accaduto senza entrare nel merito dell'episodio. Non possiamo accettare un comportamento come quello che purtroppo abbiamo potuto accertare nei confronti delle collaboratrici del punto vendita di Pescara, spiega in un comunicato Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato della cooperativa Conad Adriatico. Di conseguenza, dopo un'indagine interna e come previsto dal nostro regolamento, abbiamo deciso di procedere alla risoluzione del contratto di affitto d'azienda. Daremo in ogni caso, ha detto Di Ferdinando, continuità alle attività del punto vendita, garantendo il servizio ai clienti e il lavoro ai collaboratori. Questo è la riprova che, rivolgendosi all'organizzazione sindacale, rivolgendosi alla CGIL, si ottengono poi quelli che sono i risultati, perché purtroppo noi abbiamo a che fare troppo spesso con lavoratori terrorizzati da quelle che sono gli atteggiamenti dei propri titolari, gestori, ma così come in un perimetro di come Conad, che affida i propri punti vendita a dettaglianti del piccolo imprenditore del territorio, ma così come i grandi gruppi. Noi invitiamo i lavoratori a rompere quel muro di omertà che c'è, a prendere coraggio e rivolgersi alla CGIL, perché noi abbiamo gli strumenti, abbiamo i mezzi per poterli tutelare. Le donne sono più penalizzate nel settore del commercio, perché ad oggi la sempre maggior richiesta di flessibilità da parte delle imprese porta a delle condizioni per cui le donne non riescono più a gestire quelli che sono i tempi di vita, lavoro, famiglia. Se veramente un'impresa volesse mettere nelle condizioni una donna di andare via, solo con la flessibilità potrebbe riuscirci. Bisogna far capire che bisogna rispettare le lavoratrici, ma tutti i lavoratori, a prescindere da quello che sia il sesso. Però è necessario dare dignità al lavoro, è necessario mettere nelle condizioni i lavoratori di svolgere il proprio lavoro e di conciliare i tempi di vita. Una riforma dell'orientamento scolastico e migliori politiche del lavoro sono necessarie per dare opportunità ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Lo ha dichiarato questa mattina Chieti il ministro delle politiche sociali Fabiana Dadone, intervenuta nel corso della seconda giornata della tappa teatina del tour dedicato al dialogo con gli studenti delle scuole superiori. Selenia Secondi. È arrivata a portare il suo saluto a Chieti la ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone in occasione del Networking Tour, il villaggio allestito al campus dell'Università d'Annunzio dedicato ai giovani per confrontarsi con le tante realtà territoriali al fine di ricevere informazioni e assistenza per trovare lavoro o semplicemente per interagire con le possibilità occupazionali e formative del territorio. Un'iniziativa aperta e gratuita promossa dal Ministro per le politiche giovanili in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, Carta Giovani Nazionale e in sinergia con gli assessorati alle politiche giovanili, sociali, cultura e sanità del Comune di Chieti, oltre che le realtà del territorio. Ministro, un tour che fa tappa a Chieti per aiutare i giovani, anche coloro che non si formano ma che comunque puntano ad un futuro migliore. L'idea è proprio questa, riuscire a raggiungerli non solo tramite i canali dei social e quelli dei siti istituzionali, che naturalmente hanno un linguaggio che non è esattamente semplice per loro, ma provare a creare un'occasione di incontro per parlare di lavoro, di formazione, di orientamento, presentando dei modelli tramite altri ragazzi che hanno fatto esperienze e tramite i partner che si sono uniti e hanno aderito per venire a presentare
come i lavori sono cambiati tramite la digitalizzazione, anche più tradizionali, quali sono le opportunità lavorative, ma anche come predisporre un curriculum, come presentarsi ad un colloquio di lavoro. Sono forse attività molto semplici e concrete, ma che per dei ragazzi che non sanno che strada prendere, che orientamento, su che orientamento indirizzare il proprio percorso, possono essere utili ed importanti. E alla domanda come si possa realmente aiutare i giovani per inserirsi nel mondo del lavoro, la Ministra ha così risposto. Sicuramente migliorando quello che è l'incrocio domanda-offerta. Su questo in manovra abbiamo destinato una parte di fondi appositamente per l'ANPAL che segua proprio i ragazzi inattivi, però è chiaro che serve creare dei momenti nei quali il mondo del lavoro e il mondo della scuola si incontrino, soprattutto per i ragazzi che non seguono né un percorso né l'altro, perché il problema degli inattivi è che abbandonano il percorso scolastico, quello lavorativo, non riescono a fare reingresso, quindi creare un'occasione per ingaggiarli, agganciarli, mantenere poi un contatto, un canale di comunicazione tramite gli enti locali, le associazioni giovanili del territorio e creare un'occasione proprio di fare rete, penso che possa essere un modello importante, uno dei punti che abbiamo inserito all'interno del piano inattivi elaborato insieme al Ministero del Lavoro, però è chiaro che è un piccolo passo iniziale su cui occorre ancora investire molto, serve la riforma dell'orientamento scolastico che è connessa al PNRR, serve proseguire quella sugli istituti tecnici che è sempre connessa al PNRR, oltre ad una serie di miglioramenti per quel che riguardano le politiche attive del lavoro. In conclusione, un albero di ulivo in segno di pace è stato consegnato da Coldiretti al sindaco della città di Chieti, Diego Ferrara, che ha promesso lo pianterà in una zona protetta. Questa mattina si è tornati in aula per il processo Rigopiano. Il GUP Sarandrea, dopo aver concesso ulteriore proroga di 60 giorni ai periti per la presentazione della perizia, ha ufficializzato la calendarizzazione per i mesi di ottobre e novembre. Stefano Recanati. Il rinvio dell'udienza odierna per quanto concerne il processo Rigopiano era cosa nota ormai da inizio aprile, quando i consulenti nominati dal GUP Gianluca Sarandrea erano saliti fin sul luogo della valanga per acquisire nuove prove e portare avanti lo studio delle cause del disastro che il 18 gennaio di 5 anni fa portò al crollo del resort Rigopiano e alla morte di 29 persone. Per i familiari delle vittime però il ritorno in aula questa mattina è stato agrodolce. Se da un lato si è preso atto del fatto che il GUP ha concesso ulteriori 60 giorni di tempo per la consegna della perizia finale che passa dal 12 maggio al 12 luglio, dall'altro per la prima volta ci sarà una calendarizzazione fitta per le udienze. Infatti ad ottobre si tornerà in aula il 26, 27 e 28, poi il 9, il 10 e l'11 novembre. Così facendo si dovrebbe arrivare ad una sentenza finale al massimo per l'inizio del 2023. Conoscevamo i 30 giorni, non conoscevamo i 60 giorni appresi dai giornali, quindi siamo scesi qua tutti i parenti e ovviamente per capire per quale motivo non si è capito bene, anche perché noi partiamo dal presupposto che la perizia fatta dalla procura è più che valida e siamo convintissimi che tutti gli altri periti, ovviamente i periti del giudice e non di parte, faranno un ottimo lavoro e si alleeranno sicuramente con il Politecnico di Torino. No, spieghiamo che ci sia le condanne certe, quindi la chiusura del 2023, oggi hanno fatto un calendario fitto, come chiedevamo dall'inizio, 3 giorni per chi viene da fuori Pescara, 3 giorni mercoledì, giovedì e venerdì, ci si concentra solo su questo e facciamo un lavoro preciso. La paura della prescrizione, c'è un minimo di possibilità, ma quel minimo bisogna spazzarlo via. Non possiamo tornare a casa con il dubbio di dire ai nostri cari, ai nostri genitori, di dire non è stato, non sappiamo chi è il colpevole, quindi bisogna sapere se sono innocenti o se sono colpevoli. Questo chiediamo fin dall'inizio e non deve negarlo. Oggi abbiamo saputo di questa nuove date che sono molto fitte, adesso bisogna lavorare sul contenuto di queste udienze, no? Che è fondamentale. Quello di oggi è lo svolgimento di un film il cui copione avevo immaginato, afferma a fine udienza l'avvocato Romolo Reboa, dato che non ritenevo logicamente pensabile che per redigere una super perizia collegiale sarebbero bastati pochi mesi. Scuoto la testa dallo sconforto, chiude l'avvocato, fotografando la realtà di questo processo del quale già prevedo quali saranno i tempi necessari per la sua discussione, i quali si dilateranno rispetto alla programmazione odierna. L'imprenditore marchigiano Marco Finori, a sorpresa, rinuncia ad acquistare gli impianti del comprensorio sciistico di Prati di Tivo e Prato Selva.
Si spera ora nella ditta Persia di Tottea, che aveva già avanzato un'offerta. E per il momento il futuro turistico della montagna teramana è davvero incerto. Tania Bonici Castelli. Futuro incerto, anzi nero, per il comprensorio sciistico del Gran Sasso, che comprende Prati di Tivo e Prato Selva. Marco Finori, l'imprenditore marchigiano che si era aggiudicato il bando di acquisto per gli impianti delle due stazioni, eccetto la cabinovia, con un'offerta di 1.650.000 euro, non si è presentato dal notaio per la firma del passaggio di proprietà tra lui e la Gran Sasso Teramano. Un colpo di scena che ha costretto i soci della GST a riunirsi in assemblea per annullare la vendita a Finori e convocare di gran carriera la ditta dei fratelli Persia di Tottea, che si sono piazzati al secondo posto in graduatoria del bando con un'offerta di 1.520.000 euro. Risponderà la ditta Persia? Confermerà l'offerta? Qualcosa si sta muovendo, è ciò che trapela dagli uffici della provincia di Teramo, dove il presidente Diego Di Bonaventura assicura che si sta lavorando per dare certezza di continuità ai Prati di Tivo e a tutta la montagna teramana, soprattutto con le state in arrivo. Della defezione di Finori si è discusso anche in commissione garanzia, vigilanza e controllo della provincia. La minoranza, rappresentata dal consigliere Luca Pilotti, ha esposto il proprio pensiero sull'argomento. Pilotti ha chiesto che la gestione degli impianti del comprensorio sciistico teramano non siano affidati solo per il prossimo anno, ma per un periodo più lungo, al fine di assicurare agli operatori turistici la possibilità di investire sul territorio, avendo come garanzia la fruibilità delle infrastrutture a lungo termine. Si resta dunque in attesa di una risposta e si spera soprattutto in una gestione pluriennale. È stata firmata la nuova ordinanza relativa al nuovo prezziario unico per il cratere. Si tratta di un aumento dei costi parametrici dal 15 al 20% per gli edifici residenziali al fine di fronteggiare i rincari che hanno paralizzato la ricostruzione post-terremoto. Giovanni Legnini, come guida della ricostruzione del centro Italia, ha fatto il massimo, adeguando con un aumento del 20% il prezziario che stava facendo scappare imprese e professionisti. Lo avevano chiesto più volte le regioni, lo hanno chiesto i costruttori, ancia in testa, ma ogni associazione di categoria ha dato il suo contributo. Dopo l'apertura dei cantieri, più di 5.200 nel 2021, tra ricostruzione privata e pubblica, 7.000 in totale, c'è stato un rallentamento fino al blocco negli ultimi mesi e le cause sono chiare: esplosione dei prezzi e la grande diffusione del 110%. Molte imprese e professionisti hanno preferito in modo legittimo lavorare altrove. Il nuovo prezziario costituisce una sintesi tra i quattro regionali e recepisce quell'esplosione dei prezzi di alcuni materiali, in particolare l'acciaio, il legno, gli isolanti, i ponteggi e diversi altri, con incrementi a volte anche superiori al doppio della situazione di partenza. Quindi nuovo prezziario unico, ma mantenimento di quel regime opzionale tra prezziario unico e prezziario regionale, almeno fino a fine anno, per far sì che i progettisti e le imprese che ritenessero più conveniente adottare questa o quella voce o l'intero prezziario della regione di riferimento possano continuare a farlo. Quindi un quadro di adeguamento dei prezzi che è assolutamente soddisfacente. Punto 2 dell'ordinanza riguarda il costo parametrico, ovvero l'entità massima di contributi cedibili ai cittadini e alle imprese danneggiate dal sisma. Questo contributo aumenta del 20% per l'edilizia residenziale, comprensivo del 6% che era stato già concesso in via anticipata, ma quel 20% aumenta al 20%. 5 e a volte per alcune situazioni, edifici unifamiliari, bifamiliari, può arrivare fino al 50%. Uno scivolone della regione, l'Abruzzo rischia di perdere il finanziamento di 20 milioni del bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la rigenerazione dei piccoli borghi culturali, del patrimonio culturale e religioso rurale. A lanciare l'allarme il sindaco di Calascio, Paolo Baldi, commentando la sospensione da parte del TAR L'Aquila della delibera della Giunta regionale 136 del 15 marzo a seguito del ricorso del comune di Lama dei Peligni, secondo in graduatoria dopo Calascio.
Abbiamo appreso del ricorso il 26 aprile durante una riunione operativa al Ministero, alla quale partecipavo insieme alla Regione Abruzzo, spiega Baldi. In quella sede la Presidente della Commissione Ministeriale, che esamina i progetti, ha reso noto che in caso di accoglimento del ricorso il finanziamento alla Regione sarà revocato, non è previsto lo scorrimento della graduatoria, dice il primo cittadino. Tra l'altro entro il 12 maggio dobbiamo presentare le integrazioni richieste al progetto e ho già invitato il Comune di Lama dei Peligni a ritirare il ricorso, ha concluso il sindaco. Il progetto Rocca Calascio Luce d'Abruzzo prevede 20 azioni, tra le quali la più cospicua riguarda restauro e salvaguardia del sito della Rocca, lo scavo archeologico sotto la supervisione della Soprintendenza e dell'Università dell'Aquila, nonché servizi al turismo, la realizzazione in paese di un polo culturale con museo e il sostegno ad attività tradizionali come la zootecnia. E veniamo ora al bollettino Covid. Sono 2160 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 1606 sono stati identificati attraverso un test antigenico rapido e il tasso di positività calcolato sulla somma tra i test molecolari e quelli antigenici è pari al 15,35%. In aumento i ricoveri complessivi, ma scendono quelli in terapia intensiva. 5 decessi recenti, il bilancio delle vittime sale a 3213. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 mesi e 100 anni, gli attualmente positivi nella nostra regione sono 56.323, 746 in più rispetto a ieri. Di questi 327 pazienti, 11 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 9, uno in meno, sono quelli in terapia intensiva e gli altri 55.987, 736 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. I guariti delle ultime 24 ore sono 1.405 e dei casi odierni 406 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 665 a quella di Chieti, 484 a quella di Pescara, 510 a quella di Teramo, mentre 28 dei contagiati provengono da fuori regione, mentre per altri 63 sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza. E all'indomani del comunicato stampa della Lega di Chieti, il sindaco Ferrara risponde con perplessità alle dichiarazioni di chi è parte della maggioranza che governa l'Abruzzo, ma addirittura è il partito che potrebbe avere risposte dirette sulla situazione del nosocomio di Chieti e sulle strategie per il suo futuro. In 2 anni di pandemia il sistema sanitario ha dedicato risorse e materiali all'emergenza Covid, ma nel momento in cui si intravedeva una ripresa dell'attività chirurgica viene bloccata la chirurgia generale ad indirizzo oncologico dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Il gruppo consigliare della Lega al Comune ieri ha diramato un comunicato stampa chiedendo dove siano il presidente del comitato ristretto dei sindaci della ASL e dove siano le altre figure istituzionali preposte. Sono estremamente meravigliato e per due motivi. Uno è perché come possa la Lega pensare o i suoi rappresentanti locali pensare che il presidente del comitato dei sindaci della ASL, tra l'altro medico, non sappia i problemi che loro hanno evocato e hanno portato la ribalta quando io da che ero consigliere di minoranza, quindi parliamo di almeno 7 anni fa, dicevo le stesse cose che stanno dicendo loro e si cercava in quell'ambito con l'assessore alla sanità regionale Paolucci, Silvio Paolucci, di mettere ordine alla rete ospedaliera e soprattutto cercare di far diventare Chieti un DEA di secondo livello. E mi meraviglia perché loro fanno parte dello schieramento politico che è in regione attualmente e il cui piano di riordino della rete ospedaliera è stata bocciata dallo Stato. Non riesco a capire di che cosa parlino, cioè è come se accusassero loro stessi.
Lei quindi torna a chiedere chiarezza sul disegno regionale per l'ospedale di Chieti, che ha perso reparti e anche occasioni? Certamente ha perso reparti, ha perso occasioni, è un ospedale che è rimasto letteralmente paralizzato durante tutta la pandemia finora, mentre in altri ospedali dove erano stati costruiti e adibiti spazi per il Covid hanno continuato tranquillamente a lavorare anche per le emergenze di altro tipo e per la cura delle patologie croniche che invece a Chieti sono rimaste al palo. Lo sport ancora due giorni e poi per il Pescara inizia il cammino playoff. Dal primo turno all'Adriatico Cornacchia arriva la Carrarese con qualche assenza in difesa, ma il Delfino ha due risultati su tre per cominciare un percorso che sia il più lungo possibile. A due giorni dal primo turno playoff ancora qualche dubbio di formazione per Luciano Zauri, che domenica pomeriggio incontra il primo ostacolo di un percorso che in casa Pescara si augurano sia il più lungo possibile, magari chissà provando a fare il colpo grosso. L'avversario numero uno con due risultati su tre a disposizione è la Carrarese, squadra assolutamente casalinga quella di Natale, ma che paradossalmente proprio all'Adriatico Cornacchia regolò una delle pochissime buone prestazioni lontano dal De Marmi. In difesa tornerà Veroli perché Frascatore è out per infortunio, causa frattura alla mano, mentre a destra torna anche Zappella con Cancellotti che va ad accomodarsi in panchina. Insomma, almeno sugli esterni Zauri riproporrà la struttura Veroli-Zappella che è stata quella più convincente della stagione sotto la guida di Gaetano Auteri. Il vero dubbio è quello legato alle condizioni di Mirko Drudi, ancora in forse per la gara di domenica. Giannis in grosso con Gherardi come alternativa sembra essere la cerniera favorita qualora l'esperto difensore Cesenate dovesse alzare bandiera bianca. La linea 3 di centrocampo non si tocca con Pontizzo, Derisio e Pompetti, anche se Diambos scalpita, ma come Memushai, a meno di sorprese, dovrebbe essere tra le alternative a gara in corso. Anche l'attacco ha una fisionomia che pare consolidata. Dursi mai così positivo con Clemenza in gol nell'ultimo impegno della regular season contro l'Imolese alle spalle del capocannoniere biancazzurro Franco Ferrari. In casa Carrarese invece di Natale certamente non potrà contare in difesa su Imperiale, che ne avrà ancora per un po', e Figoli, che accusa ancora alcune problematiche. Oltre a loro, ha detto il tecnico dei gialloblu, ci sono 4-5 situazioni che meritano di essere approfondite, d'accordo con lo staff medico. Fuori Petrelli, che realizzò la rete del pareggio a Pescara, davanti potrebbe esserci uno degli ex Giannetti, non troppo rimpianto in riva all'Adriatico, mentre in mediana un altro ex come Luca Berardocco. Un solo successo lontano dal De Marmi per la Carrarese contro l'Imolese nel girone d'andata, poi 8 pareggi e 10 sconfitte, solo 9 reti realizzate, 37 quelle subite, un ruolino che il Delfino deve confermare per regalarsi mercoledì il secondo turno del cammino. La salvezza acquisita, il Teramo è in vacanza da ieri, prima però un bilancio sulla stagione da parte del difensore biancorosso Roberto Codromaz, arrivato al Diavolo a gennaio scorso, ascoltiamolo. Beh, come avevo già detto tante volte, non sono solo io, ma magari è l'idea che porto, la voglia che ho portato e magari anche il portare un po' più di cattiveria, no di cattiveria, volevo dire di giocarmela con i miei compagni, capito? Quindi è proprio portare nuovi stimoli non solo a me, ma ai ragazzi che giocavano prima in difesa. Quindi è un insieme di fattori che poi insomma, ha portato anche a fare tre clean sheet, quindi non subire gol per tre partite consecutive, cosa che comunque per una difesa come la nostra è estremamente importante. Non ho veramente la più pallida idea di cosa potrei fare il prossimo anno, anche perché ho un altro anno a Piacenza, non so che intenzioni abbiano. Io posso solo dire che qua mi sono trovato insomma alla grande, perché comunque a Piacenza non ho trovato lo spazio, non ho trovato la fiducia che ho avuto qua. Qua sono arrivato e per rispondere alla prima domanda, io adesso, cioè dopo questi tre mesi qua posso dire che sono non carne o pesce, ma invece che fumo sono arrosto, quindi
mi sento bene, mi sento arrosto ed è stata una vera botta di fiducia questi 3 mesi per me. In un'età in cui comunque non sono più giovane, cioè capiamoci, non sono più giovane per il mondo calcistico, quindi comincio a essere un difensore su cui magari le squadre devono puntare per portare un po' di esperienza, per portare un po' di cattiveria, per portare un po' di, per aiutare magari i ragazzi più giovani, e quindi insomma tanta fiducia e insomma carica per il proseguo della mia carriera. Da quando sono arrivato, e comunque io mi ricordo di avevamo 19 punti, quindi eravamo una squadra sfiduciata, in difficoltà e tutto. Abbiamo cominciato, da quello che mi ricordo io, subito bene, subito forte, però non posso non dire insomma quella con l'Aquila Montevarchi, perché da lì c'è stato un cambio di direzione, non tanto nelle, proprio come mentalità. Tra l'altro ci eravamo pure ritrovati negli spogliatoi, tra noi ragazzi, per parlare, quindi sono state dette anche delle parole per motivarci, per non andare incontro a una retrocessione che una squadra come la nostra, comunque come ha detto prima, con dei giocatori che alle spalle hanno dei campionati vinti, non si poteva continuare con alti e bassi e rischiarci una retrocessione. E quindi penso che veramente dopo quella partita c'è stato proprio un cambio mentale, ci siamo riuniti, ci siamo compattati e siamo andati a testa bassa contro tutte le squadre che abbiamo trovato, e abbiamo preso, in quelle 5 partite in cui non abbiamo perso, abbiamo fatto il filotto, ci siamo presi la salvezza. Passiamo ora alla pallavolo con i risultati del match disputato oggi. In A2 femminile alle 17 a Lanciano, l'Altino è stato battuto in 3 set da Vicenza nell'ultima gara della Pool Salvezza. Questi parziali 21-25, 19-25 e 18-25. Continuiamo a parlare di volley. L'Abba batte il Porto Maggiore per 3-0. L'Abba Pineto ha sfoderato la migliore prestazione dell'ultimo periodo e in 3 set ha fatto sua la bella, match giocato davanti al pubblico delle migliori occasioni. Ora per il sestetto di Franco Bertoli c'è l'ostacolo durissimo di Aversa in semifinale. Sergio Zappalorto. Vince nettamente 3-0 l'Abba Pineto sul Sama Porto Maggiore a 21-23, 18 parziali. Passa il turno con ampio merito Franco Bertoli. Questo è il Pineto che vogliamo vedere tutti. Sì, è il Pineto che voglio vedere anch'io, e i ragazzi ai quali faccio i complimenti, sono stati veramente bravissimi nell'interpretare la partita e anche nell'atteggiamento giusto, perché per noi non era facile. Le partite che si devono vincere sono le più difficili, invece abbiamo avuto l'approccio mentale, la concentrazione, l'attenzione giusta, e poi la cosa importantissima, non abbiamo mai mollato durante tutta la partita quando hanno fatto i punti, perché merito a Porto Maggiore, perché al di là di tutto ha fatto un'ottima serie, i primi 2 set non ha mollato mai, ma non abbiamo mollato neanche noi, e questo è il grande merito. Poi una serata veramente, per me forse la prima con un pubblico così eccezionale, grazie al pubblico, e mi auguro che ritornino, perché credo li abbiamo fatti divertire, e merito del mio presidente che si è impegnato tanto, Guido Abbondanza, per creare questa serata di grande tensione che per fortuna è finita bene. Presidente Guido Abbondanza, innanzitutto complimenti a te in prima persona, perché hai avuto questa buona idea di mettere l'ingresso gratuito e si è visto il pubblico dei tempi d'oro.
Sì, è stata una scelta che abbiamo deciso insieme in società, però ritenevamo opportuno che, come dire, volevamo privilegiare il pubblico rispetto all'aspetto economico, detto in maniera volgare, cioè abbiamo pensato che, come dire, far venire anche le scuole, invitare più persone possibile, era più importante questa sera avere un pubblico coloroso che altre cose, quindi diciamo che è andata bene, perché poi quando inviti tante persone devi fare bella figura, e questa sera abbiamo fatto bella figura. Questa squadra è stata costruita per giocare in questo modo, quindi io credo che abbiamo imbroccato la strada giusta. Adesso sarà molto ma molto dura, perché giochiamo con Aversa e l'eventuale bella ce l'abbiamo ad Aversa, quindi squadra che ha fatto primo nell'altro girone, molto organizzata e molto attrezzata, però io credo che se noi giochiamo come abbiamo giocato questa sera ce la giochiamo anche ad Aversa. La sfida vera grande è sul nostro campo, di essere veramente il meglio di noi, di dare la miglior prestazione, e secondo me se giochiamo come questa sera in alcuni frangenti, casa o fuori casa, conta quello che fai nel campo tantissimo, quindi sono fiducioso, soprattutto dopo una prova come quella di stasera. E questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.